Renzo Cottarella, winemaker, il più famoso del mondo nel 2001, amministratore delegato di Cantine Antinori, 150 milioni di fatturato, l'azienda italiana per eccellenza del vino nel mondo. Cottarella, lei è l'inventore del Tignanello, del Cervaro della Sala e di tanti altri vini famosissimi nel mondo. Nell'autunno scorso avete inaugurato a San Casciano Val di Pesa quella che io ho definito la cattedrale del vino, una delle più belle cantine a livello architetto del mondo e che soprattutto rappresenta un vanto del Made in Italy. Qual è oggi il valore dell'export del vino italiano per l'economia italiana? Ma allora, sotto una piccola correzione, io ho avuto la fortuna di non di inventarmi, ma di essere il primo ad aver prodotto il Cervaro più che il Tignanello. Nel Tignanello mi ci sono trovato felicemente e spero di aver dato anche il mio contributo a partire dall'anno 1990. Ma dunque, il vino in generale è comunque una colonna portante dell'estero. Proprio ieri, credo oggi anzi, è uscito un articolo in cui parlava proprio del vino e comunque della dieta mediterranea, vino, pasta e tutto ciò che è con olio, come elementi trainanti dell'esportazione italiana, dei prodotti di qualità, che non è soltanto un fatto economico, ma anche un fatto di cultura. Ecco, negli anni 80 e 90 c'era la grande moda italiana a rappresentare l'Italia nel mondo, adesso c'è il vino. Sì, il vino è diventato un elemento assolutamente trainante dell'immagine dell'Italia, soprattutto il vino di qualità, ma in questo senso molti vini italiani sono di qualità. E quindi direi che siamo fortunati, assolutamente fortunati, privilegiati a fare il mestiere che facciamo e nel caso specifico farlo con Antinori è certamente un grande privilegio. Voi avete cantine in Napa Valley, in Cile, Romania, Ungheria, Malta e penso anche Kirghizistan No, sì, ultimamente. vabbè, lì è un'opera di bene, diciamo, un'opera Ecco, buona. quali sono i mercati più promettenti per Antinori in questo momento? Ma dunque, il mercato principale, a parte l'Italia, che rimane un mercato per noi fondamentale, il primo mercato del mondo per noi, l'Italia, certamente i mercati storici, quali gli Stati Uniti, certamente i mercati a lingua tedesca, quindi Svizzera, Austria e Germania, il Canada, l'Inghilterra, rimangono i mercati di riferimento. Certamente i mercati dei BRICS, quindi Certo. Brasile, India, Russia, Cina, sono mercati in evoluzione, alcuni dei quali abbastanza maturi, almeno per noi che siamo partiti molto presto, come la Russia, gli altri assolutamente ancora minuscoli e che Certo. probabilmente promettono anche una E crescita l'Africa? importante. Io credo che l'Africa possa diventare anch'essa nel futuro un'area di consumo di vino, perché poi non ci dobbiamo dimenticare, il vino è un prodotto che dà piacere e tutti i popoli che migliorano il loro standard di vita poi ricercano il piacere. E se poi il piacere non fa manco male, come è il caso del vino, perché no? Quindi ecco, Quali dobbiamo essere sono ottimisti. i nuovi prodotti o comunque quelli su cui Antinori conta di proseguire la sua corsa? Ma Antinori, diciamo, è sempre di più focalizzato sui prodotti delle proprie fattorie, alcuni di carattere storico, Tignanello, Solaia, Cervaro, anche Guadaltassa a suo modo, altri assolutamente di carattere innovativo, alcuni si realizzano nelle aziende storiche, anche di Guadaltassa, quindi il Bruciato, il Vermentino, ma anche lo Scalabrone Rosato sono vini per il futuro, abbiamo una nuova azienda delle Mortelle in Maremma dove produciamo bianchi e rossi assolutamente interessanti. Io credo che tutti i vini che fa Antinori possono essere ulteriormente migliorati e ulteriormente migliorato anche il mercato per questi vini, quindi sono Certo. molto ottimista. La Barrique sta passando di moda, secondo alcuni. Lei ha detto una frase qualche anno fa che è rimasta famosa. La Barrique è come la minigonna, solo certi vini se la possono permettere. Cosa vuol dire? Che non si deve sentire? No, vuol dire che la barrique è un complemento all'espressione di un vino. Quando la barrique diventa l'elemento differenziante del vino abbiamo un problema. Certo, ultimissima, la vostra cantina è visitabile ed è strepitosa, vi si può mangiare, vi si può leggere, vi si può soggiornare, fa parte di quel movimento del turismo del vino che in Italia è iniziato da poco. Qual è la novità nella sostanza? La novità è che per la prima volta nella nostra storia, e forse nella storia del vino italiano di qualità, c'è una cantina visitabile senza appuntamento. Senza? Una cantina che si può tranquillamente, in cui si può tranquillamente entrare, vedere tutto il processo produttivo, una cantina di qualità in un posto di qualità costruita intorno al vino.
Questo secondo me è l'elemento differenziante rispetto al passato e che credo possa contribuire non solo a dare un esempio, perché magari questo sarebbe anche troppo pretenzioso. Ma